Buongiorno a tutti, siamo qua a conoscere la nuova serie E di Dosa Robotics, una serie pensata e progettata per lavorare col cibo, tant'è che arriva già certificata NSF. La normativa NSF identifica diverse zone di lavoro in cui un macchinario o una macchina può andare a lavorare. Le principali possono essere la food zone e la splash zone. Mentre la splash zone prevede la possibilità, ma non voluta, che il macchinario venga intaccato dal cibo durante il processo, la food zone prevede proprio l'interazione fisica tra il cibo e il macchinario. La serie E è certificata per un food zone senza contatto, quindi può lavorare al di sopra di dove il cibo viene effettivamente lavorato. Uscendo dalla fabbrica abbiamo il suo ambiente naturale, che è il ristorante, il fast food, l'interazione con il cuoco, con l'hotellerie, in cui c'è un'interazione del cibo, ma il robot deve essere piccolo, compatto, carino di design e magari anche poco rumoroso. Per questo le temperature di lavoro effettive sono fino a 45 gradi, ambiente con umidità fino al 90% e rumorosità al di sotto dei 66 decibel. Vernice bianca e liscia per identificare e facilitare la rimozione dello sporco, giunti con guarnizioni, viti scelta appositamente per ridurre il possibile incastro del cibo. Arriva già con diversi tool già integrati, pensiamo alla serie di O Robot o di Soft Gripping, che sono già oggetti progettati e sviluppati anch'essi per la movimentazione del cibo. Finalmente riusciamo ad avere un robot collaborativo pensato per lavorare col cibo, già nato in questa maniera.